Avete sentito che storia, Anna Maria, che incredibili vicende che ha dovuto patire. Questa era solo la prima metà dell'intervista, della storia, perché ce ne sono ancora un bel po' da sentire. Il suo marito, come suo padre, è stato una delle migliaia di vittime di un'operazione politico-economica sciagurata del nostro governo negli anni 50. Il governo De Gasperi, che aveva avuto questa brillante idea di scambiare minatori italiani in cambio di carbone, quindi li mandava come fossero merce di scambio, con delle promesse, avete sentito, delle promesse che poi erano promesse vane, come spesso i politici da dietro la scrivania amano fare, perché non credo che nessuno di loro sia mai entrato in una miniera e a vivere qualcosa neanche di lontanamente simile, oppure in una vita come quella che ci sta raccontando Anna Maria. Mariano, regia sarda, cosa dici? Leggiamo qualche messaggio. Ecco, grazie, mi hai letto nel pensiero. Allora, Anna Maria Matta dice ciao a tutti. Ciao Anna Maria. Anna Maria è un'altra signora con una bellissima storia, un'immigrata che, se non sbaglio, viene da Carbonia e abita in Piemonte. Ha una bellissima storia che mi sa che prima o poi la cattureremo e ve la racconteremo, perché è una storia davvero interessante. Ciao Anna Maria, grazie. Alessandro Macis, un amico del Belgio, adesso mi sembra che abita in Francia, però posso vantarmi di aver cantato con te, Laura, che sarebbe mia sorella, in Belgio. Ciao a tutti. Sì, è vero, abbiamo cantato alla Louvière, se non sbaglio, alla Louvière qualche annetto fa. Grazie, Alessandro. È sempre un piacere ritrovarti. Laura Chilardi, fedelissima della nostra trasmissione. Ciao, Laura, e grazie per seguirci costantemente. Tiziana, un'altra fedelissima. Ciao Gianluca, buonasera a tutti dalla piovosa Sardegna. La pioggia in questa stagione qua è un bene. Il male, purtroppo, per la Sardegna è questo sbalzo che da lunedì prossimo vi colpirà, questo passaggio da zona bianca. Sembrava si iniziasse a rinascere, purtroppo direttamente in zona arancione da lunedì. Un abbraccio a tutti gli abitanti della Sardegna, sono con voi, guarda. Ciao dalla piovosa Buenos Aires, dice Teresa Fantasia, che è stata nostra ospite qualche settimana fa. Anche a Buenos Aires piove, invece in Piemonte abbiamo il cielo azzurro, abbiamo un sole splendente, sembra primavera, però siamo in zona rossa e non possiamo uscire, possiamo guardarlo solo dalla finestra. Forse è meglio la pioggia addosso. Maria Concetta Secchi, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti voi, dice. Ciao Maria Concetta, è un piacere. Terribile esperienza, eh sì, Teresa. È una terribile esperienza. Incredibile storia, dice Tiziana Cozza. Io avevo i miei zii in Belgio che lavoravano in miniera. Probabilmente vittime anche loro, vittime o comunque minatori coinvolti in quell'operazione che ho citato prima. Povera che strazio, credo si riferisse al fatto della nascita, non nascita della bimba, quella veramente atroce. Malasanità, non solo malasanità, razzismo anche. Chiamiamolo col suo nome. Secchi Maria Concetta dice ancora: che storia, come darti torto. Tiziana Cozza dice ancora: mio padre si rifiutò e fece il cantoniere provinciale. Bravo, zio Gozza, fatto bene. Ciao, sempre piacevole ascoltarvi, dice anche lei, una fedelissima della nostra trasmissione, Stefania Fredolini. Ciao, Stefi. Non abbiamo più messaggi, direi che la trasmissione di oggi è bella lunga, quindi lo sponsor non ve lo facciamo vedere, andiamo avanti senza sponsor. Mariano, regia, seconda parte della strepitosa intervista di Anna Maria Secchi. Immaginati la mentalità degli anni 50 in Sardegna. Eh Era sì, terribile. eh sì. L'uomo non poteva fare nulla a casa perché altrimenti la moglie era trattata come poltrona. Insomma, era tutta una religione speciale. E allora finalmente ho convinto mio marito e poi ho convinto i miei genitori. Ho preso il giornale della capitale, ho messo il dito sul primo annuncio e ci siamo presentati. Però lì ci abbiamo fatto poco tempo. Che lavoro era, Anna Maria? Guarda, i domestici, siamo andati, il primo lavoro era dunque dei commercianti, avevano una grandissima bella villa verso Waterloo, allora io dovevo fare la pulizia della casa, ok? E
E mio marito aveva questa villa, aveva un gran parco, non era un giardino, era un parco. Usciva la mattina e tornava all'ora di pranzo, e così e di pomeriggio usciva di nuovo e ritornava verso le 6. Insomma, e poi un giorno che faceva tanto, tanto caldo, perché qui in Belgio fa freddo, ma quando fa caldo non respiri. Non so se la vegetazione, l'umidità, ma insomma. Tanta umidità. Perché noi venendo dalla Sardegna, guarda un po', i sardi siamo abituati al caldo. E beh, quando un giorno ha fatto tanto tanto caldo, è venuto in cucina e dice: dammi un bicchiere, ho sete, non riesco più a respirare. E ha detto: guarda, siediti, ti do un bicchiere, sai, non di birra, era una birra considerata birra da tavola, che la bevevano anche i bambini, era analcolica, infine. Nel mentre che beveva questa birra, è venuto il padrone, è rientrato il padrone, e quando l'ha visto ha fatto una smorfia. Poi dice: vuoi passare nel mio ufficio? Allora lui è andato, è tornato come un cane bastonato. Sai, dice, cosa mi ha detto? Mi ha detto che ero qui per lavorare nel parco, per fare il lavoro e non per bere un bicchiere. Siamo così. A me, sai cosa ho fatto? Sono andata in camera, ho preso le cose, ho messo tutto in valigia e sono uscita con la valigia in mano. Ho detto: io lo candamos. E ve ne siete andati? Sì, siamo andati. Ho detto alla signora: guardi, non sono d'accordo che suo marito ha fatto questo rimprovero a mio marito in una giornata così calda, che ha preso un bicchiere di questa birra da tavola. Quella ci è rimasta male, ma sai cosa mi ha detto? Dice che mio marito dice sempre così, non riesco ad avere il personale. Un mese non ci fanno mai, manco un mese. Figurati un po'. Ma era recidivo il proprietario. Eh? Era recidivo, dico, il proprietario. Ma senti, era un po' strano. Ce l'aveva proprio di abitudine. Era un po' strano, ma in tutti i casi a me quello mi importava poco. Io ho detto: andiamo. Però prima di andare via avevo questa amica che, insomma, che avevo saputo che si poteva lavorare fuori dalla miniera. Gli ho fatto uno squillo e gli ho raccontato, ho detto: vado via, ti saluto, ci rivedremo dove abitavamo prima, no? E mi ha detto: ma guarda, dice che la cognata della mia padrona sta cercando personale, se vuoi parlo di voi. Ho detto: fai pure, diglielo, e poi voilà, e siamo andati via. Allora, la mia amica si è messa in rapporto con questa cognata della sua padrona, che questa signora ci ha ricevuto una settimana dopo a casa sua, e siamo andati. Era una bella casa in una avenue di quelle chic, insomma, e abbiamo incominciato a presentarci, questo e quell'altro. Mi ha chiesto se sapevo cucinare, gli dissi di sì, ma sai, sapevo solo cucinare lenticchie e minestroni alla sarda. Avevo 20 anni, io non potevo essere veramente più di tanto, in tutti i casi, voilà. E poi dopo un bel po' mi disse: ma dice, sai, dice, mia cognata è molto contenta dei vostri amici, sono servizievoli, sono simpatici, lavorano bene, ma io non ho mai avuto stranieri in casa. Francamente esito un po'. Ma sai come ti va giù quella? Ti strozza. Che brutta cosa! Eh sì, allora mio marito incomincia a fare le smorfie. Se tu lo senti che incomincia a diventare una stecca, e allora sai cosa ho fatto? Ho cambiato direzione di discorso, ho incominciato a dire che c'aveva una bella casa, che era bello quello, che era bello l'altro, questo e quell'altro, a cambiare discorso. Brava. E parlando di questo e di quell'altro, alla fin dei conti mi ha detto: finalmente ci ho ripensato, il posto è vostro, potete cominciare quando volete. Bene, bene, bene. L'avevo conquistato. Bene, quindi tuo marito è riuscito a uscire dalla miniera e vi siete in qualche modo sistemati meglio. Sì. Perché vedi, io lo sapevo, se non riusciamo ad avere questo posto, non potrò mai più convincere mio marito a trovare un altro posto. Mai più. Avrebbe rincominciato la miniera e basta. E quello non volevo, francamente.
beh, insomma, direi di no. abbiamo comunque lavorato 3-4 anni, era un medico, non avevano figli, però non è per quello che era la pacchia, eh. Vedi, Immagino. era di bello che potevamo avere con noi la bambina che, insomma, Graziella aveva già 3 anni, e in conclusione la scuola era vicino, siamo rimasti lì sino alla nascita dell'altra bambina, che è nata nel 64, dunque 6 anni dopo. E poi da lì è successo che... Guarda, questa signora era molto molto gentile, però facevano dei grandi, come dire, dei grandi ricevimenti sempre, 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 sempre. Io non sapevo cucinare, ma alla fine ero diventata una cuoca eccellente. Ai giorni d'oggi avrei avuto dei premi. Ha imparato sul campo, brava. Certo, sul campo, perché quando mi diceva cosa facciamo, aveva tanti di quei libri, proprio di quei libri di grandi cuochi, di grand chef. Allora io dicevo, puntavo, facciamo questo, anche se costava un occhio, non aveva importanza. E voilà, ho proprio imparato molto, molto bene a cucinare. Allora era proprio, come dire, era una gloria per lei, perché tutti parlavano, oh, andiamo da... Sì, siamo stati ricevuti, mannaggia che cuoca che hanno. Mio marito faceva il servizio in tavola, con giubba bianca e il tralalà, e voilà, insomma, eravamo apprezzati. Però aveva un difetto. Avevano dei cani, aveva una villa nelle campagne, nei dintorni di Bruxelles, e in questa villa avevano due cani. E questo cane, un cane delle volte lo portava a Bruxelles, ma in una città, in una casa di città. Lui, medico, faceva, consultava a casa sua. Dunque, il cane aveva un giardino, non poteva uscire in giardino perché abbaiava. Doveva stare sempre con noi in una cucina piccolissima, piccolissima, piccolissima. E quando facevo i grandi ricevimenti era la stessa cosa. Io ero lì con il cane, Oh. non c'era, no, guarda che non aveva, lavastoviglie non esisteva, eh. Aveva una cucina a gas, 4 fornelli, un forno sgangherato. Quando penso che ho fatto tutta quella bella cucina in quel Quella cucinotto di situazione nulla, vuol dire che sei pensavo. davvero brava, ci sono. Eh sì, francamente. E allora un giorno mi sono stufata, ma stufata. E allora l'indomani io vado via, il cane non lo voglio più tra i piedi. Quando faccio questo ricevimento, che sono piatti per terra, perché guarda, fare 5 servizi per un pasto, guarda che sono tanti, eh. Poi quando sono 12, 14, 18 persone, sai quanti piatti ti fanno? Impegnativo, certo. Sotto il tavolo, tu, ma no, non c'era posto, non c'era posto a metterli altrove. E allora questo cane che passava tra le gambe, questo e l'altro, non potevo sopportarlo più. E poi quando doveva bere, veniva in cucina, prendeva i piatti nostri e dava a bere al cane nel mio piatto. E quello non lo sopportavo nemmeno. Allora Beh. io, ho litigato. Gli ho detto, guardi, il cane è suo, può dargli da bere, da mangiare nei suoi piatti, non nei nostri. Glielo ho detto di tutte le maniere. E poi ho preso il telefono e ho risposto a un altro annuncio. Passa. L'indomani mi chiama il padrone nel suo ufficio e mi ha detto... Oh, sa signora, dice, io dice, la capisco, mia moglie è speciale, però sono certa che potrete ancora essere d'accordo. Se io dice, ho capito che lei è stufa di fare la cucina, perché non è possibile che lei rimanga qui. Allora io le propongo una cosa, farò di tutto per far ottenere una formazione a suo marito. E poi, quando avrà finito di la formazione, può andare a lavorare in una fabbrica, in un coso qualunque, e lei, se vuole, può restare ancora un po' con noi. Insomma, ci tenevano a noi. Allora, naturalmente, sono rimasta di stucco, figurati un po', si è impegnato di scrivere mio marito in una formazione che era,
che era destinata soltanto a persone che avevano un handicap di lavoro. Ma lui l'handicap di lavoro ce l'aveva perché aveva la silicosi. Era considerata una malattia professionale? Non era ancora considerata, insomma, non era. Però la silicosi nei polmoni ce l'aveva, si poteva provare con le radiografie. E ha avuto l'autorizzazione di iscriverlo in quel tipo di formazione. E beh, così mio marito ha imparato a fare il tornitore e l'aggiustatore di, sai, che aggiustatore meccanico. Faceva il pezzo meccanico proprio. Sì, aggiustatore meccanico. Di gran precisione proprio, di gran precisione. E voilà, allora siamo rimasti lì. E quindi è passato dalla miniera poi alla fabbrica, cioè voglio dire, è andato poi a lavorare in fabbrica. La formazione, una volta fatta la formazione ha trovato un posto in cui ha lavorato 25 anni comunque, è stato molto bravo, era molto apprezzato. Lavorava in una fabbrica che facevano i pezzi per i foraggi dei graniti, delle pietre dure e così via. E lui doveva testare, fare le polveri che convenivano al taglio di questa pietra, poi faceva i denti che applicava, faceva i pezzi e voilà. Anna Maria, in tutti questi anni che rapporto hai mantenuto con la Sardegna? Ci tornavi spesso? Ti informavi su cosa succedeva? Ascolti musica sarda? Vedi le TV sarde? Ovvio che una volta non si poteva fare. Insomma, che rapporto hai mantenuto con la Sardegna, con la tua terra di origine, in tutti questi anni in Belgio? Beh, guarda, ti dirò che io con la Sardegna ho sempre mantenuto dei rapporti molto buoni, innanzitutto perché bisognava andare in Sardegna per trovare i genitori di mio marito, però naturalmente non è che si poteva andare tutti gli anni, diciamo, una volta ogni tanto si andava, perché una volta che andavi in Sardegna tutti i risparmi dell'anno sparivano, non è che si guadagnava Costosissimo. così tanto in Belgio, si vivacchiava, va là. Ma però vedi, poi cosa ti dico? Adesso salto di molto, perché volevo dirti prima che poi ti ho detto che ho avuto un'altra bambina e che questa bambina, quando l'ho avuta, abbiamo lasciato la signora e così ci siamo sistemati in un appartamento e abbiamo iniziato proprio una vita addirittura indipendenti, fuori dai servizi di questo e di quell'altro. Mio marito lavorava in fabbrica e io mi occupavo dei bambini, delle bambine. Però questa bambina, l'ultima nata, si chiamava Lucia, ai 6 mesi è stata malata e il medico mi disse: fai delle analisi perché non so, sei dalla Sardegna, potrebbe anche essere ammalata di un'anemia che c'è in Sardegna, la talassemia, figurati un po'. Io non ne avevo mai sentito parlare. E allora prima ho detto: ma questo dottore che scemo, questa bambina mangia bene, ride, gioca, non aveva nessun cenno di essere ammalata. Però poi ha fatto una forte febbre, non si è più rimessa per bene. Allora sono corsa di nuovo dal medico che mi ha fatto la domanda delle analisi, abbiamo fatto il prelievo. E sfortunatamente risultata positiva, aveva la talassemia major. E poi, naturalmente, come pazzi, perché poi ti dicevano, ma tu non capivi nulla, io non capivo proprio nulla, 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 nulla. Andavo da un medico all'altro per capire, e un medico mi ha detto: signora, guardi, francamente le dico, è andato a prendere un libro di medicina. E mi ha letto, dice: guardi, c'è una righetta soltanto su questa malattia, come si fa a conoscerla? Perché era una malattia del Nuova. bacino mediterraneo e in Belgio non si diceva che in Belgio non l'avrebbero mai vista, capito? E così, insomma, poi naturalmente l'abbiamo portata in ospedale, poi è venuto il tempo in cui hanno cominciato a fare le trasfusioni. E comunque i medici in ospedale nessuno sapeva della talassemia. E allora io, sai cosa ho fatto? Mi sono messa in rapporto con le associazioni di Sassari, le associazioni per i bambini talassemici, e poi sono anche andata in Sardegna a trovarli. E a quell'epoca ancora
incominciavano a fare delle punture intramuscolari per eliminare il ferro. Dunque, la chelazione del ferro era importante perché altrimenti il troppo ferro portava altre complicanze. E così dunque, quando sono andata in Sardegna, mi hanno spiegato che in Inghilterra avevano trovato una pompetta per fare delle punture in cui sottocute, che restava tutta la notte, 12 ore, anche di più. E mi ha detto, io ti do tutte le informazioni, ma non ti posso far vedere manco questa pompetta perché costa così cara che noi non ne abbiamo. Quando sono tornata, ho portato tutte le informazioni dal medico che curava mia figlia. Lui è stato molto bravo, ha portato tutte le informazioni all'infermiera sociale, che lei ha fatto di tutto per far arrivare una di queste pompette dall'Inghilterra. E così abbiamo cominciato questa terapia. Ma però nel tempo questa malattia costava cara, perché le medicine, l'infermiera, le punture, tutto, era tutto a pagamento. E allora l'infermiera mi diceva, sì, dice, costa cara. Mi ha detto, ma le altre malattie, cioè, ho visto che c'erano delle associazioni varie per malattie croniche. E io dicevo, ma e noi non possiamo fare un'associazione? Certo che la può fare, signora, ma però, sa, non è facile. E io ho insistito con questo, ho insistito con l'altro, e finalmente ho convinto tutti i medici a fare un'associazione e di aiutarci. Allora, voilà, abbiamo cominciato a scovare persone malate e poi abbiamo fondato l'associazione. L'associazione è stata fondata e poi, una volta fondata l'associazione, le prime richieste all'INAMI è stato di avere un aiuto per il trattamento, per la cura che costava così cara. Ho dovuto scrivere perché poi alla fine sono stata eletta presidente, figurati un po'. Non volevo, ma però, essendo io quella che aveva mosso tutto, non potevo negarmi. E allora, voilà, ho incominciato a scrivere a mano e a destra. Abbiamo ottenuto che il trattamento era gratis, era tutto sulle spalle della mutua, e così finalmente. Era un grande aiuto perché altrimenti non si poteva fare le punture tutti i giorni e pagare un ticket abbastanza grande per il farmaco, le siringhe, l'acqua distillata, l'infermiera, insomma tutto. E così siamo andati Brava. avanti e poi, come dire, i bambini sono cresciuti molto meglio perché con questa pompa, questo Desferal, questa medicina, il problema era che con l'intramuscolare la medicina veniva espulsa troppo in fretta. Invece con questa siringa era un goccia a goccia, che la goccia a goccia faceva sì che la permanenza del farmaco rimaneva nell'organismo per 10-14 ore. Ed era molto molto più efficace di quella dose massiva, anche se era intramuscolare. 2 ore dopo non c'era più nulla. E i bambini hanno migliorato moltissimo. Le trasfusioni, invece di farle più rapidamente, le facevano più a distanza. È stata veramente come una Una mano conquista. sulla. Sì, una conquista, una grande conquista, quello è vero. Ma quindi Anna Maria, lì in Belgio ce n'era tanti di bambini con l'anemia mediterranea. Certo, tutti italiani, eh? Tutti Tutti dell'emigrazione, italiani. tutti sardi, siciliani, insomma l'Italia e poi dei greci, insomma tutta l'emigrazione, alla fine anche il Marocco, tutta l'emigrazione, Bacino proprio mediterraneo. di Belgio, tutta l'emigrazione, insomma ancora oggi è così. Però abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto di tutto, i bambini sono cresciuti bene. Certo, ce ne sono stati dei decessi perché nella prima infanzia avevano paura di fare le trasfusioni troppo spesso, di dare il sangue che ci voleva. A un bambino, se tu ci dai soltanto 100 grammi, cosa vuoi che sia 100 grammi di globuli rossi? Nulla. Nulla, nulla.
veramente. Poi scusa l'ignoranza, Anna Maria. A quei tempi, se non sbaglio, l'aspettativa di vita di un malato di talassemia era sui 20 anni, o No, ricordo no, male? meno, Meno, ancora meno. 5-6 anni. Addirittura così poco. Sì, sì, Che sì, sì, sì. quando ero ragazzo io mi ricordo, purtroppo ho avuto dei conoscenti che hanno avuto questa sfortuna e l'aspettativa era sui 20 anni all'epoca. Adesso, per fortuna, Ma è adesso molto, hanno molto 50 migliorato. anni, adesso hanno 50 Esatto. anni. E Sì. poi guarda, adesso una ragazza può avere dei figli, il ragazzo lo stesso, non, è cambiato tutto. Il problema di avere meno ferro nell'organismo ha cambiato le cose proprio meravigliosamente, diciamo. Beh, adesso proprio Meno non... male. Sì, però vedi un po', poi la mia sfortuna è che mia figlia è andata su bene sino a 21 anni. Poi c'è stato l'AIDS e lei ha beccato l'AIDS con una trasfusione. No. Sì, ha beccato Che l'AIDS. sfortuna, che sfortuna. Guarda, francamente era un'adorabile bambina, un'adorabile Ragazza. ragazza. Guarda, voleva fare la biologia, si è iscritta all'università. Ha fatto 15 giorni o 3 settimane e poi è venuta e mi ha detto: sai, mamma, ci ho pensato, tanto sono certa che non avrò manco il tempo di finire gli studi che io non ci sono più. Allora Povera. non voglio fare la biologia, voglio fare un'altra formazione, va bene, non un dottorato, ma però un'altra formazione di qualità. Imparo a fare l'infermiera sociale. L'infermiera sociale è quell'infermiera che si occupa di fare ottenere tutte le gratifiche che ci sono quando uno ha un malato cronico. Voilà. Che lo aiuta a fare tutte le domande che ci vogliono e che ti spiega quello che puoi avere e quello che non puoi avere anche. E allora ha cambiato e si è iscritta in questa scuola e poi dopo, sai, prima non aveva mai nulla, mai un raffreddore, mai niente. E poi ha incominciato tutta una serie, un raffreddore che non finiva mai e un altro che incominciava e la febbre e questo. E chi ci pensava? Guarda, era il tempo nell'85, proprio l'AIDS era in pieno e guardavamo Sì, la sì. televisione e diceva: mamma, e se avessi l'AIDS? Ho detto: dai, 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 stai zitto, per carità, ti basta quello che hai, perché ti devi pensare queste cose? E mi diceva: ma sai, mamma, sono così stanca. E allora dicevo: vado a lavorare. E va bene, vai a lavorare. Ha lasciato la scuola dov'era. E ho detto a mio marito: guarda, ho detto, gli ingegneri con mio marito avevano un buonissimo rapporto. Allora ho detto: spiega all'ingegnere la situazione di tua figlia, spiega, chiedili se possono occuparla in un posto d'ufficio, perché tanto aveva fatto di scuola e ne aveva fatto tutte le superiori, a voglia. E così ha fatto, ha parlato di lei all'ingegnere e l'ingegnere l'hanno subito assunta. E guarda un po', lavorava quanto? 2 mesi o 3 mesi ci ha lavorato. E poi era un periodo andava bene, un periodo di nuovo febbre, un sacco di cose, così via, e analisi, niente, non c'era niente di speciale, così via. E non si capiva proprio niente. E poi lui diceva sempre: non andare a lavorare, prendi un certificato di malattia, ti rimani a casa un bel po' e quando sei proprio rimessa su, ritorni a lavorare, tanto lo sanno che ti piace di lavorare. No, mamma, vado, perché se non posso lavorare, cosa vuoi che faccia in questa vita? E poi aveva un buon rapporto con tutti. E allora proprio guarda... Un giorno gli disse: ma cosa vedi? Era pallida, pallida. Ma perché ci vai? Stai a casa. No, mamma, guarda, questo è l'ultimo giorno. È uscita alle 7:30. Alle 9 mi squilla il telefono, mia figlia era morta. No, Sì, era morta. È morta in ufficio. che Morta. dolore, che Sì, dolore. molto, Posso molto. solo lontanamente immaginare, guarda. Ma non si può immaginare proprio, non si può immaginare cosa vuoi.
È stato un periodo molto duro. Ma comunque torniamo all'associazione. L'associazione, guarda, è stata fatta nell'81, siamo nel 2021 e sono tuttora la presidente. Cosa vuoi? Bene, brava. È Ma encomiabile questa tua iniziativa, questo tuo impegno in questa cosa. Brava Anna Maria, davvero. sì, guarda, vedi, la vita ti impara che le cose, quando ti capita una cosa così, se non ti dai da fare, non ti aiuta nessuno, ecco. Devi, se, vabbè, abbiamo, non c'era, i medici non la conoscevano. Mi sono trovata, perché tra l'altro, tra questo, negli anni, in questi 20 anni, tra l'altro, nei 20 anni di mia figlia, c'erano i circoli sardi. E allora io ero, dunque, andavo al circolo e poi sono entrata nel comitato, poi sono diventata segretaria del circolo, poi sono diventata segretaria della federazione. Insomma, ero in mezzo ai circoli sardi, alla comunità sarda. E allora Bene. naturalmente mi hanno aiutato perché quando dicevo bisogna fare la prevenzione sulla talassemia, bisogna informare tutti i nostri sardi che quando se vogliono i figli di pensare a farsi un'analisi per vedere se sono portatori o no, perché non è giusto che se sono portatori di mettere al mondo un bambino malato. Poi almeno di essere informati, perché vedi, io Certo. sono stata non malata, però le due gravidanze prima di analisi me ne hanno fatto chissà quanto e nessuno mi ha detto mai di avere un difetto all'emoglobina, proprio Che nessuno, perché riportatrice. non lo conoscevano. Allora dico io, non si può vivere così, bisogna essere coscienti di quello che sia. Poi se i bambini li vogliono comunque, beh, però l'hanno scelto loro, non gli viene la tegola in testa quando il bambino è lì. Perché quando una volta che il bambino nasce bisogna curarlo, bisogna fare di tutto per lui, è giusto, non ti Certo. sembra? Quindi anche attraverso il tuo operato all'interno di Circoli Sardi facevi informazione e prevenzione Certo, abbiamo per fatto questa gli piaga. appelli. Guarda, abbiamo fatto, è venuto Emanuele Sanna, è stato anche presidente della Regione Sarda, no, però è un medico. È venuto Emanuele Sanna a fare un colloquio qui in Belgio, in mezzo ai circoli, perché dunque l'ho chiesto io, l'ho chiesto, insomma, bisogna fare delle cose, bisogna fare tutto. E naturalmente, guarda, mi sono vista catapulcata proprio nelle sale di riunione a parlare della malattia a dei dottori, A dei dottori, capito? perché ne Sì, però sapevi più tu di loro in quel contesto, certo, io la vivevo, capito? tu l'hai Io la vissuta, certo. vivevo, allora proprio francamente abbiamo fatto delle, non solo dottor Sanna, sono venuti professori da Roma, Silvestroni Bianco, che sono dei pionieri in questa malattia. Abbiamo avuto l'onore di ricevere la professoressa Ida Bianco Silvestroni. Abbiamo fatto un giro di ospedali, dei grandi podium all'università e così via. Ci sono stati dei dottori molto, dei professori, dice signora, mi scusi, ma io francamente sto imparando. Voilà, francamente così. Bene, bene Anna Maria, complimenti per questo tuo impegno nel sociale, davvero, davvero lodevole. Senti, no, l'importante da aggiungere sarebbe che con questo poi, col tempo, che c'è stato il trapianto del midollo osseo, Ah. è venuto il prof. Abbiamo fatto, figurati, nell'86 abbiamo fatto a Bruxelles, nel palazzo, in un palazzo della CE, il primo congresso sulla talassemia. Abbiamo avuto tantissimi medici venuti da tutto il mondo. Proprio tutti, dalla Sardegna c'era Cao, tutti i migliori, c'era Masera da Milano, dall'Israele, dall'America, tutti i migliori dell'ematologia sono venuti a Bruxelles, meravigliati di trovare a Bruxelles un focolaio di talassemia.
Allora, nell'86 abbiamo fatto il primo congresso, nel 2006 abbiamo fatto un altro congresso che ha avuto l'impatto. L'impatto era il trapianto del midollo osseo che è stato messo su in Italia da Lucarelli. Dunque, Lucarelli è venuto qui, ha parlato del trapianto. Poi io sono andata a Pesaro, ho visto quello che facevo, ho visto dei bambini che erano rinati proprio, che il trapianto era andato bene, che non si vedeva più nemmeno che erano talassemici. E comunque il trapianto è nato e oggi fanno il trapianto. Il trapianto oggi è una grandissima. Un successo enorme, c'è il 98-97% guariscono. Miglioramento, che miglioramento, il progresso Sì, il è stato progresso è stato sicuramente un molto atto grande, molto molto grande. Adesso, importante. guarda, stanno bene, perché io ho visto delle persone trapiantate e non si vede più nemmeno che sono stati malati. Si guarisce totalmente dalla talassemia adesso o no? Sì, col trapianto sì, ma solo che bisogna avere un donatore Un donatore tra... compatibile, che è Sì, raro. ma è un donatore tra i familiari, fratello o sorella. Bene, bene, beh, comunque un grandissimo passo avanti, dall'aspettativa di vita di cui parlavamo prima, di 5-6 anni, addirittura alla guarigione totale, è Sì. stato sicuramente un grandissimo passo avanti. Adesso i bambini piccoli quando nascono sono tutti veramente, tanti sono trapiantati d'ufficio qua. D'ufficio. Ci sono i genitori che quando è così fanno un altro bambino e adesso ci sono tutte le possibilità di vedere se il bambino che vorrebbero è compatibile col fratellino per donare un po' delle Va cellule del midollo. bene, Anna Maria, grazie per questa preziosissima testimonianza, sperando che sia una cosa di cui non si parli più in futuro, ecco, che sia solo un ricordo lontano per Beh tutti. sì, ha fatto dei passi da gigante proprio, guarda. Ne ha fatto dei Allora, passi noi da gigante. ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stati qua, però vorremmo un tuo saluto in sardo. Ah Ce lo sì? concedi? Sicuramente. E tanto, un saluto, piacere de dai connotto. Speriamo che non vi resta un saluto, chissà in Sardegna, chissà, oppure qui, chissà. No? Chissà, grazie di cuore per aver condiviso la tua bellissima, intensa storia, bellissima e a tratti purtroppo anche molto triste storia con noi e con tutti i nostri ascoltatori. E come si dice, io abito a Torino si dice a Travortasa. A me vedo con salute in Sardegna, Namus. A nos vider. Ciao Anna Maria.